Siamo alla partenza della manifestazione a tutta birra con Paolo Pagaggini, responsabile atletica WISP, una manifestazione che è nata per valorizzare la natura e lo sport e che, visto il risultato, già un pullman partito, sono appena 9:30, sta avendo successo. Sì, indubbiamente c'è stato un buon successo, un buon riscontro. Naturalmente la WISP voleva partecipare a questa nuova inaugurazione dell'infrastruttura che è il ponte che collega appunto la ciclabile, la città di Grosseto, con il Parco Naturale della Maremma, e abbiamo appunto pensato di fare questa prima prova, perché sostanzialmente è una prima prova di una futura magari gara che potrebbe venire il prossimo anno, e quindi organizzare appunto questa da birra a birra, perché si parte da Frank e Serafico, che è una struttura artigianale, che produce birra artigianale del Parco della Maremma, fino a arrivare qua a Birstadel, che è appunto un'altra struttura dove tipicamente da anni vendiamo, insomma, c'è la diffusione della birra. Quindi niente, siamo contenti, abbiamo più di 100 persone che aspettano di prendere il pullman e vediamo che cosa succede. Oggi si può camminare, si può correre volendo, anche se non è strettamente legato a questo, si può anche andare in bicicletta, l'importante è fare sport e farlo a contatto con la natura. Sì, oggi proviamo di tutto, camminate, corse, alcuni atleti sono già partiti a corsa e faranno il doppio percorso, quindi andate e ritorno a corsa. E ci sono ancora alcune biciclette, appunto, iniziano a fare anche questa attività. Per chi come Paolo Pagaggini, oltre ad essere rappresentante della WISP, è anche impegnato per una gara molto importante, il Trail Parco della Maremma, quanto è importante valorizzare questo territorio della Maremma? Ma è il nostro scopo fondamentale, la valorizzazione del territorio è fondamentale per qualsiasi tipo di attività che facciamo, quindi è quello che ci dà la forza per andare avanti e soprattutto per fare sport. C'è anche Massimo Ghizzani, vicepresidente vicario della WISP di Grosseto, oggi a camminare nella manifestazione a tutta birra, perché con la WISP si fa sport in tutti i modi. Sì, con la WISP diciamo di tutto un po'. Passiamo dal calcio, ciclismo, oggi con il gruppo Fitti Walking si è deciso di venire a questa camminata sul nuovo ponte Ombrone. E niente, partecipiamo in una ventina, 25 del nostro gruppo, una parte sono già partiti con il primo pullman, noi siamo arrivati 5 minuti in ritardo, partiremo appena ritornerà il pullman che ci porta a Spergolaia. Quello del Fit Walking è un gruppo in crescita, uno dei gruppi anche più recenti della WISP, ma è un gruppo che si diverte. Sì, ci divertiamo, noi usciamo 4 volte a settimana, tutti i pomeriggi alle 18:30, facciamo sui 7 km, siamo 95 tesserati, facciamo delle uscite in una ventina, 25, 30 al giorno, fortunatamente non vengono tutti, se no sarebbe un problema, però insomma ci divertiamo e credo che faccia molto bene anche alla salute. Monica Mascagni, istruttrice di Fit Walking, che ormai da un paio d'anni guida un bel gruppo di partecipanti della WISP, oggi una bella manifestazione che invita anche a camminare, no? Certo, oggi il gruppo Fit Walking Maremma partecipa alla giornata organizzata dalla WISP a tutta birra e noi a passo di Fit Walking affrontiamo questa meravigliosa mattinata partendo da Spergolaia, ritornando verso Grosseto. Chiaramente, come ho sempre detto, anche un anno fa la festa dello sport organizzata sempre dalla WISP, il Fit Walking fa bene. Ragazzi, camminate, camminate, camminate. Serve a tante cose, psicologicamente, alla schiena, a problemi cardiocircolatori. Quindi partecipiamo, ragazzi, non perdiamo le occasioni. Tra l'altro Fit Walking, ovviamente il gruppo della WISP lo fa soprattutto in città, ma quando si possono esplorare itinerari un pochino fuori dai percorsi cittadini, anche meglio. In campagna è il massimo. Infatti noi, quando allungano le giornate, la stagione si scalda, percorriamo percorsi in campagna, in mezzo agli orti, in Marina di Grosseto, la nostra meravigliosa pineta. Fa bene, fa bene, fa bene. Siamo con Paolo Coli del Trail Team Maremma. Continua questa collaborazione tra il Trail Team Maremma e la WISP, oltre ovviamente al Trail Parco della Maremma, la gara importante all'interno del parco. Oggi c'è un'altra manifestazione
che non è agonistica, è semplicemente ludica, di promozione del territorio, però l'importante è continuare a portare gente nel parco, Paolo. Certo, questo è per noi il nostro obiettivo di partenza, è stato diciamo, il motore della nostra iniziativa dell'Ultra Trail Parco della Maremma e sposiamo tutte quelle iniziative che vengono finalizzate a questo scopo. Quindi questa manifestazione nuova, edizione zero, organizzata dalla WISP di Grosseto, vede la nostra partecipazione molto volentieri come supporter sotto un punto di vista logistico perché persegue gli stessi fini nostri. Stiamo avvicinando al trail team, all'Ultra Trail Parco della Maremma, ormai mancano pochi mesi, l'organizzazione è attivissima. Sì, no, la nostra organizzazione è attivissima tutto l'anno perché per organizzare un evento in maniera, diciamo così, ben strutturata come stiamo cercando di fare ha necessità di avere un lavoro che dura 365 giorni. Noi finita l'edizione precedente iniziamo per quella successiva. Siamo presenti ormai da diversi anni a tutte le fiere più importanti a livello nazionale e internazionale di promozione del trail e del territorio maremmano. Ora prossimamente, la prossima fine settimana, siamo al Cortina dove c'è la LUT, la Varede Ultra Trail, dove c'è la più grande manifestazione e promozione di gare trail a livello internazionale. Quando partì da Trail Parco della Maremma con l'edizione zero, l'obiettivo era sì di organizzare qualcosa che promuovesse il territorio, ma anche di organizzare una gara, di riuscire a inventarsi una gara che diventasse importante nel panorama italiano. Quanto siamo vicini a quell'obiettivo? Ma il percorso è ancora lungo perché, come tutte le cose, deve, per poter essere fatta in maniera professionale serve del tempo. Però abbiamo già dei riscontri molto positivi. I primi anni eravamo noi che dovevamo andare a cercare atleti professionisti. Oggi sono già due anni che le grandi società, le Salomon Tecnica, cioè quelle che hanno atleti top, ci chiedono se i loro atleti possono partecipare alla manifestazione. Per questo noi vuol dire che stiamo andando verso la strada giusta, anche se la strada è ancora lunga.